Posto a 229 metri sul livello del mare, ad appena 36 chilometri dal capoluogo, Piacenza, Lugagnano Valdarda è un piccolo e suggestivo borgo dominato dal profilo bianco dei calanchi del Monte Giogo. Lugagnano Valdarda è ai piedi del Monte Giogo, nel quale sono collocati i famosi calanchi che fanno parte della riserva geologica naturale istituita dalla Regione Emilia-Romagna nel 1995. Se il territorio è ascritto entro i confini del Parco regionale dello Stirone e del Placenziano, sono numerose le attrattive storiche e antropiche di questo vasto comprensorio appenninico. Degna di menzione per la sua valenza storica è la frazione di Veleia, dove i casolari immersi nel verde poggiano le fondamenta sulle rovine dell'omonima città romana. Il più importante dell'Alta Italia, infatti, è denominato la piccola Pompei del Nord. Situato sulle dolci colline della Val Chero, questo insediamento della tribù ligure dei Veleiates fu trasformato dai Romani nel primo secolo a.C. in un fiorente municipio. Tutto quello che vediamo di Velleia risale al cavallo della nascita di Cristo, c'è tutta la ristrutturazione monumentale del sito. Quindi probabilmente i Romani utilizzarono un centro già esistente e lo monumentalizzarono per mostrare tutta la loro potenza. Nel 1747 venne rinvenuta la Tabula Alimentaria Traianea, la più grande iscrizione latina su bronzo del mondo romano. La scoperta destò grande interesse, tanto che nel 1760 il duca di Parma e Piacenza, Filippo di Borbone, diede l'avvio ufficiale agli scavi e in seguito fondò il Museo di Antichità di Parma. Come viveva un cittadino dell'antica Roma in questa sperduta città di provincia? Beh, aveva comunque a disposizione tutte le comodità che c'erano anche nelle grandi città di pianura. C'erano delle locande in cui potevano servirsi di cibi da sport, di street food. Avevano poi a disposizione un'area di mercato che era costituita dal foro stesso e dagli annessi intorno ad esso, fra cui dei portici e un ambiente coperto che era la basilica. Dell'antica vitalità oggi rimane solo un affascinante ricordo. La decadenza dell'impero, l'abbandono, il tempo e i fenomeni naturali fecero sì che nei secoli di questo luogo si perdesse ogni traccia. Al 270 risale l'ultima epigrafe di cui disponiamo. Dopodiché si crede che sia andato velocemente declinando. Sul sito, ormai marginale rispetto alle grandi vie di comunicazione padane, si insediò una piccola comunità agricola raccolta attorno alla chiesa dedicata a Sant'Antonino. La struttura cinquecentesca è stata molto rimaneggiata e custodisce al suo interno un ciborio ligneo del XVII secolo. Veleia romana rappresenta una meta di sicuro interesse per i viaggiatori appassionati di cultura, storia e archeologia, oltre che un interessante campus didattico. C'erano centinaia di pullman di persone che venivano qui, centinaia. Io in un solo giorno ho contato 12 pullman di bambini qui a Veleia. Un ragazzo che viene a visitare Velleia ha a disposizione una grande area aperta in cui poter comunque imparare qualcosa, ma stando all'interno comunque di un contesto naturalistico molto rilassante, e comunque ha l'occasione di vedere molte testimonianze dell'età romana, fra cui il foro di Velleia, che è il meglio conservato di tutta l'Italia settentrionale, e quindi venite a trovarci a Velleia. La natura di quest'angolo di Emilia-Romagna riveste un ruolo di preminenza tra le attrattive culturali, poiché tra questi boschi si celano le tracce della storia antica del pianeta. Ci troviamo nel Parco regionale dello Stirone del Piacenziano, una delle 10 aree naturali gestite dall'ente Parchi del Ducato. È un parco che ha come caratteristica peculiare quella, diciamo, geopaleontologica, quindi reperti fossiliferi risalenti all'epoca del Piacenziano proprio. Quindi la peculiarità è quella di trovare diverse stazioni geologiche, geopaleontologiche, dove si possono vedere fossili a cielo aperto, quindi di fatto è un museo a cielo aperto il parco.
un paesaggio che non è selvaggio, ma è intessuto completamente a livello del tessuto antropico anche, quindi sono paesaggi plasmati dall'uomo. Qui intorno ad esempio abbiamo dei bellissimi vigneti, calanchi, prati, foreste, e quindi è un tessuto a portata d'uomo che si può vivere a piedi, in bicicletta, per famiglie, un po' per tutti e tutto l'anno. Semplicemente camminando lungo i sentieri è possibile passeggiare nella storia. Questo territorio è particolare, parrebbe banale e uguale a molti altri, ma in realtà ha questa peculiarità di questo immenso patrimonio fossilifero che è possibile vedere e calpestare semplicemente camminando lungo i sentieri. Lo si fa, si cammina sulla preistoria di fatto, su quello che era l'antico mare padano. Quindi si cammina e si raccolgono, si vedono conchiglie fossili di 3 milioni, 4 milioni di anni fa. È una caratteristica molto interessante. Queste colline, naturalmente vocate alla produzione vitivinicola, si prestano ad ogni tipo di attività all'aria aperta. Dal punto di vista naturalistico, sicuramente il nostro territorio offre un paesaggio molto incline al turismo, un turismo lento, dove il turista potrà, attraverso escursioni in bicicletta o a cavallo o anche a piedi, trovare nel nostro territorio dei bellissimi paesaggi con una natura anche incontaminata. Da circa 25 anni abbiamo questa associazione sportiva che è la Lugagnano Offroad, che si occupa di mountain bike e che nel corso degli anni è riuscita ad arrivare a livelli organizzativi per quanto riguarda eventi, per quanto riguarda gare, molto importanti. Il nostro territorio è fatto apposta per la mountain bike, perché come ti giri trovi una salita da dover arrampicarti sopra. Un territorio di tradizioni e di vino. Il rosso Gutturnio ben si sposa con i sapori genuini di questa terra. Lentamente, ma inesorabilmente, i tesori celati fra queste colline di boschi e di calanchi attraggono l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, accolto a braccia aperte dalle molte e belle strutture ricettive. Sicuramente la gente del nostro territorio accoglie il turista in modo molto benevole. Tutte le nostre associazioni, molto numerose per il suo territorio, sono pronte a ricevere e ad accompagnare il turista in quella che è una visita del nostro territorio. Le nostre strutture ricettive utilizzano i prodotti tipici della nostra zona, quindi il visitatore, il turista che sia, troverà nei nostri ristoranti, nei nostri alberghi, sicuramente i piatti tipici preparati con tutti quelli che sono i prodotti principali, primari, quindi che vengono direttamente dal nostro territorio. I nostri vignaiuoli, sicuramente legati molto alle tradizioni, offrono un prodotto molto molto tipico, molto particolare, molto collegabile e riconoscibile con il nostro territorio. I periodi migliori per questi territori sono le primavere e questo periodo autunnale. Il turista che viene su questo territorio deve avere a disposizione tempo e non avere fretta, perché abbiamo la possibilità di mostrare in collaborazione dei viticoltori sia le vallate che ci sono sia i siti importanti culturalmente e di cui, ripeto, l'eccellenza è Velleia Romagna. Lugagnano Valdarda, assieme ai comuni vicini di Castellarquato, Gropparello, Vernasca, Morfasso e Carpaneto, rappresenta il fulcro di un itinerario unico e ricco di storia e di fascino. Credo che il nostro territorio sia pronto per un turismo di tipo esperienziale. Noi vorremmo che il visitatore, il turista che verrà da noi, possa andare a casa non solo con le immagini dei territori che avrà visto, ma anche col ricordo di un'esperienza che avrà vissuto qui da noi.